Questo anno è iniziato come un incubo per me. Ho perso il lavoro dopo 20 anni di esperienza maturata nello stesso settore, con uno stipendio non indifferente. Ma dopo un primo momento di abbattimento, ho capito che questa è una opportunità per poter vivere delle mie passioni, di poter mostrare a tutti che ogni sogno è tale solo finché non facciamo in modo che questo si realizzi. E per questo ho pensato basta, basta, cambio tutto. È un processo di crescita necessario, stravolgo alcune cose, altre le miglioro e per altre torno alle origini. Se si vuole eccellere bisogna avere il coraggio di cambiare ed io voglio cambiare. Da quando sono rimasto senza lavoro ho riflettuto molto sul da farsi. Ho cercato di trovare una via di uscita sensata che mi permettesse di stare con la mia famiglia, ma anche che mi desse la possibilità di mantenerla economicamente, di dargli una vita dignitosa, in pratica è il motivo per il quale il canale era stato originariamente pensato. Ma in questi anni mi sono perso per strada. Troppi errori di valutazione, troppe cose fatte pensando di dover fare tutto con in mente le opinioni delle altre persone. Cercavo di creare le varie routine di lavoro, di YouTube, ma anche quelle familiari solo pensando come accontentare gli altri, ma perdendo la immediatezza e la naturalezza che dovrebbe esistere in ognuno di noi. In pratica dovevo tornare alle cose semplici, come apprezzare un tramonto o un'alba e riportare queste sensazioni nel canale, nel mio lavoro, nella mia routine quotidiana e trasmettere a tutti questa mia pace interiore attraverso dei contenuti migliori, un rispetto reciproco. Avere un forte senso di autocritica, di volontà, di ammettere le proprie colpe è un modo per potersi migliorare. Sono felicissimo di aver fatto molti errori di percorso e di essermi criticato a dovere con onestà. Questa batosta, questo scossone lavorativo che pensavo fosse una zappa sui piedi, alla fine ho capito essere una manna dal cielo, un modo per motivarmi e per dare qualcosa di diverso, un tocco più personale che possa essere come la fenice che risorge dalle ceneri ed in tutti i miei nuovi contenuti, ma anche e soprattutto ne si rispecchi nella vita di tutti i giorni, perché in fondo YouTube per me è uno specchio di me stesso. Alcuni cambiamenti sono già visibili, niente sigla, tempo rubato a voi, sì la sigla è figa averla, ma ognuno di noi, ognuno di voi ha una famiglia, un lavoro, un hobby. Il vostro tempo è come il mio, importantissimo e devo essere rispettoso e trattarlo con cura. Chi viene a guardare un video qui sul canale ha diritto ad avere una visione di qualità che lo impegni nel minor tempo possibile. Perché il tempo è importante, diciamoci la verità, i soldi sono solo una variabile ascrivibile al tempo. Meno tempo abbiamo, meno tempo passiamo con la nostra famiglia, oppure meno tempo passiamo a cercare di portare maggiori introiti nel nostro budget familiare. Credo di aver avuto sempre un taglio troppo monotono, quasi da telegiornale. Mi sono guardato e criticato molto in queste ultime settimane. Rivedendo molti dei miei video ho capito perché il canale cresce molto lentamente. Non riesco a trasmettere quello che vorrei, coinvolgervi, farvi sentire parte del progetto e soprattutto dell'esperienza che vorrei passarvi. Farò un editing più dinamico e in questo video spero che si noti già la differenza con quelli precedenti. Anche gli script saranno più asciutti e più immediati, senza troppi giri di parole. Se il video deve durare 3 minuti, pace. E se deve durare 20 minuti, pace ancora. La priorità è il contenuto, il resto è tutto a seguire. Successivamente avere una linea molto più specifica sui contenuti. Il canale, così come inizialmente era stato creato, sarà sugli investimenti, prevalentemente sui dividendi, sull'educazione finanziaria e sulla crescita personale. Tre cardini importanti attorno ai quali ogni tanto potrebbero girare altri contenuti, ma solo in maniera sporadica. Voglio che le persone che mi seguono siano interessate agli argomenti che interessano a me. Avere un seguito in sintonia con i miei interessi e le mie passioni. Cercare di prendere la maggior parte di spettatori possibili solo per il piacere di vedere un numero alto, ho capito che è un dato fine a se stesso. Questo significa anche che non succederà più come è successo all'inizio del 2021 di pubblicare a raffica 5 video a settimana. Sacrificare la qualità per la quantità non ha senso. Avere rispetto per voi significa anche fare questo. Continuerò per ora a pubblicare 2 video a settimana, ma varierò sicuramente i giorni di pubblicazione e sto ancora decidendo quando voglio pubblicare. Vorrei ottimizzare al meglio le visualizzazioni, ma se notassi che i 2 video a settimana possono impattare la qualità dei contenuti, che da ora in poi deve essere eccelsa, senza nessuna scusa, non ci penserò 2 volte a pubblicare un solo video a settimana. Inoltre voglio esservi più grato per il supporto che mi date. Vorrei farvi dei regali, più regali. Creare contenuti prevalentemente gratuiti da regalare alla community. Per esempio al momento sto lavorando a un libro opuscolo da omaggiare a tutti voi e spero per fine aprile di poterlo avere pronto. Un mio ringraziamento a chi con assidua passione mi ha seguito anche nelle difficoltà passate, nei momenti di qualità non proprio eccelsa di questo canale, ma anche a chi
si approccerà come un nuovo amico della community. Se vuoi accompagnarmi in questo processo di crescita, se ti interessa capire se i miei contenuti miglioreranno veramente tanto e se ne vale la pena fare questo viaggio assieme a me, fammelo capire dando apprezzamento a questo video. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona idea cominciare a fare parte di questa community con maggiore presenza, iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Al prossimo video, ciao, a presto!